puntata 8, ci sono ancora sotto. Stavolta nessun morto, ma c'è un monumento rotto. E tu che la barcaccia lo credevi un piatto di sashimi. Hai postato la foto, esce sui Bernini. Mini ma non micro, spacca tipo un tifoso del Feyenoord. Tipo gli schiaffi nella Nord, anch'io li ho presi. Era la mia prima volta in curva, avevo 16 anni, Fred è stata pure l'ultima. Passano due anni e maggiorenne, il mio primo lavoro. Stewart a San Siro, pettorina giallo oro. Mi ricordo un derby, ero lì ai tornelli, dovevo controllare non entrassero strumenti. Mi ricordo il freddo nelle scarpe, dita congelate, turno da 6 ore a sorvegliare delle cancellate. Paga da miseria ma non era per l'oro, lo facevo solamente per avere un lavoro. Ha! A un certo punto del parcheggio sento urla. Sono arrivati gli ultra, ultra muscolosi, ultra tatuati, petto nudo, occhi dilatati, ultra incazzati. Fanno per entrare ma alcuni di loro si avvicinano al cancello proprio dove mi trovo. Hanno aste, bastoni, spranghe, mazze, striscioni e li infilano all'interno delle grate di straforo. Alzano lo sguardo, si accorgono che li ho visti. Loro che ai miei occhi erano grossi come grizzly, io che ai loro occhi ero piccolo come titti. Mi dissero fai il bravo, se no sono cazzi dritti. E io sai cosa ho fatto? Sono rimasto zitto per salvarmi il sedere. Ho fatto finta di non vedere e loro sono entrati nello stadio con le armi. Perché è facile parlare finché non devi parlarci. R-E-P-O-R-T-I, puntata 8, non ci fermiamo mai. Minimano micro e metti alle produzioni. QB Music allo studio da Milano su Webnotte Repubblica, martedì. Ogni due settimane noi lo facciamo così. Ciao.